Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 gennaio. Beh, insomma, vediamo subito quali sono i temi della giornata. Intanto vi vorrei dire che il tema della giornata è questo microfono. E agli amici che dicono che non si sente, adesso mi dovete spiegare se più di questo cosa dovevo prendere. Ne ho preso un altro anche per qua. Insomma, speriamo che funzioni tutto quanto. Intanto vedo subito Davide, Believe Lanina, Ashanti Ganzerla e adesso anche tutti gli amici di Facebook si stanno collegando. Saluto loro, youtuber e soprattutto tutti quelli che mi seguono sul sito nicolaporro.it. Nello, un abbraccio, un saluto anche a te che vedo che ti stai collegando. Allora, che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, ovviamente le elezioni dell'Emilia-Romagna tengono ancora banco, come hanno tenuto banco ieri per Quarta Repubblica. Aug, Giorgio, è ritornato Giorgio e lo saluto sempre con affetto. Il governo, governo, il PD chiede la fase 2, fantastico, quando c'è la fase 2 si immagina sempre una fase 1, poi c'è la fase 3 e la fase 4, sembra una supercazzola tipo i ragazzini, no? Quelli che piccoli, facciamo la fase 2 e poi la fase 3 e poi la fase 4. Ieri la cosa che mi ha colpito di più è stato quando, non so se l'avete visto, Conte, Presidente del Consiglio, è uscito da Palazzo Chigi per fare una conferenza stampa improvvisata. Tra l'altro Palazzo Chigi, noi contribuenti italiani, paghiamo una bellissima sala stampa con un tavolo in cui si arriva al governo, l'avrete visto mille volte, e poi dopo i giornalisti vengono interrogati uno per uno. Invece Rocco Casellino ha portato fuori il suo presidente del consiglio e faceva con la mano, indicava così, insomma, straordinaria, anche come possiamo dire, la liturgia di questa conferenza stampa, non molto diverso da quello che fa per esempio Trump, che vedo tante volte in America davanti alla Casa Bianca quando va a prendere il suo elicottero presidenziale. Qui abbiamo Conte, non abbiamo l'elicottero presidenziale perché quello importante l'abbiamo venduto di aereo, che era quello di Renzi. Ma comunque, dettagli che contano poco. La cosa che conta è che arriva la fase 2 del governo. Che vuol dire? Ve lo dico subito. Vuol dire una sola cosa, cioè che il PD si è accorto che il Movimento 5 Stelle oggi non conta più nulla nel paese e vuole contare di più lui. Ieri dicevamo giustamente, e oggi non lo leggo con tanta attenzione sui giornali, vi chiedo a tutti quanti voi, ora che dovranno fare le 400 nomine nelle aziende pubbliche, da Enel a Eni, adesso ne ho citate a caso, non lo so quali saranno, secondo voi chi comanderanno? Chi comanderà, il Movimento 5 Stelle, che è maggioranza relativa in questo Parlamento, o il PD che sa come fare le nomine? Beh, si è già visto con le nomine, diciamo, all'Agenzia delle Entrate che è andato un uomo di Renzi, all'Agenzia del Demanio che è andato un uomo di D'Alema e all'Agenzia del Territorio, posso sbagliare con Demanio e Territorio, o Dogane che è andato un uomo del Movimento 5 Stelle, così è se si vuole. Conte! Fronte comune contro la destra. Ieri dice Conte che ci deve essere un fronte comune contro la destra. Ma la cosa che oggi i giornali non commentano, che a me viene da commentare, quando Conte ieri, il grande professore Foggiano, si è detto disgustato del modo in cui Salvini suona il citofono, cazzi suoi, a me interessa poco, ovviamente, chi suona il citofono e come suona il citofono, e gli elettori avranno detto se va bene o non va bene, affari suoi. Ma la cosa che mi diverte di più, il fatto di vedere Conte disgustato per le inveterate, per le minchiate o per le urla o per le dichiarazioni di Salvini. Lui, Conte. Ragazzi, questo qua è stato eletto grazie al Movimento 5 Stelle, quello del Vaffa Day, quello che i giornalisti ce li prendiamo tutti, li mangiamo e poi ce li vomitiamo, quelli che davano del beota a tutti, quelli di Grillo che quando ancora aveva qualcuno che lo guardava nei suoi spettacoli mandava a fanculo tutti. Beh, tu mandi a fanculo tutti, diventi Presidente del Consiglio e ti scandalizzi se il tuo ex ministro degli interni con cui andavi d'amore e d'accordo, oggi fa una citofonata. Io la trovo una roba. Cioè, qualcuno dovrebbe fare toc toc con te. Ma guarda che altro che citofonate facevano i tuoi amici con cui tu sei stato eletto, i Di Maio, i Di Battista, i crimi che oggi sono i capi politici di quello che ti dà la maggioranza del partito. E noi siamo zitti lì e muti perché ormai quando arrivi a Palazzo Chigi diventi una specie di inattaccabile. Va bene.
Altre cose sulla giornata? Beh, la verità oggi si inventa una roba straordinaria, secondo me è un'invenzione, però magari hanno ragione loro, e allora io chiedo scusa, in anticipo, perché dice si prepara al terzo governo Conte. Questo secondo me è anche vero, si prepara anche al quarto, al quinto, al sesto, ma il problema è che con chi si prepara con l'appoggio di Forza Italia. Allora, se Forza Italia, ridotta al 2,8%, ha una possibilità di arrivare allo 0%, 0% e appoggiare Conte. Io voglio vedere questo suicidio di Forza Italia, a cui la verità pensa che ci possa essere diverso e che c'è qualcuno di Forza Italia che vada e lasci il partito e vada a finire con Conte. Beh, insomma, il panorama è pieno di poltronisti, ma l'idea che Forza Italia vada con Conte vuol dire portarla allo 0%, 0, 0. Manco Berlusconi la voterebbe più, penso, cioè farebbe l'accordo con Conte e poi si vergognerebbe di votare se stesso. Renzi alla stampa dice: Zingaretti freni la nostra deriva verso il Movimento 5 Stelle. Insomma, mi sembra che ieri è proprio il giorno più sbagliato per dire una cosa di questo tipo, perché effettivamente ieri Zingaretti ha detto: altro che deriva 5 Stelle, dobbiamo adesso dettare noi l'agenda su alcuni temi e immagino quelli della prescrizione saranno i primi. Nicola, piena di errori, correggi il typo. Sì, errori in cui io scrivo adesso. Su questa zuppa poi li metto a posto. Beh, il pezzo più bello sulla politica di oggi è quello di Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, secondo me, fa il pezzo più grande, più geniale, perché è scritto come scriverebbe, come posso dire, mio figlio. Cioè, banale, banale, ma geniale, perché dice: ragazzi, ma che state dicendo? Ma che? Il PD pensa di aver vinto la seconda guerra mondiale. Qua non ha vinto niente, ha mantenuto una regione rossa e ha confermato il suo predominio in quella regione. E qua sembra di trattare questa roba come se fosse una roba incredibile, una vittoria incredibile. Tra l'altro, la cosa straordinaria di Feltri sono le ultime 5 righe, perché se la prende con due mie colleghe, della Sette, la Merlino e l'altra, la Panella, perché dice: ragazze, ma anche voi toglietevi quel sorriso di compiaciuta vittoria, cioè fate le giornaliste, non potete essere così contente, così schierate con il PD di Zingaretti perché hanno fatto fuori, e non l'hanno fatto fuori, il leader del centrodestra tal Salvini. Questo oggi scrive, Feltri sul suo quotidiano Libero. E Salvini, dal canto suo, che dice: rifarei tutto. L'ha detto anche a me ieri sera in trasmissione: rifarebbe tutto. Beh, e forse qualcosa dovrebbe pensare di non rifarla. Polito dice: come Renzi, che voleva togliere il Veneto a Zaia, così, è interessante questo punto di vista di Polito, così. La presunzione di Salvini era quella di togliere l'Emilia-Romagna a Bonaccini, molto difficile. E poi invece Panebianco oggi sul Corriere della Sera nota una cosa che anche qui, come Feltri, hanno notato, molto semplice da dire, e lui la scrive in maniera più complicata, ma che notiamo tutti. Cioè, esiste un problema, cioè una rappresentanza territoriale completamente diversa rispetto a quella che ci siamo trovati in Parlamento. Conte obietta, e su questo ha un margine di ragione, sia chiaro, Conte ha un margine di ragione. Ragazzi, non è che si può tutti i giorni andare alle votazioni per rendere aderente il governo a quello che succede agli umori degli italiani, peraltro molto volubili, aggiungo io, e in questo la democrazia rappresentativa serve a questo, cioè, ci sono legislature che durano 4-5 anni. Questo ragionamento di Conte sarebbe giusto, ma solo a un patto, e cioè che Conte non avesse fatto quella giravolta incredibile per cui gli elettori decidono che vincono Lega e Movimento 5 Stelle in una ignobile alleanza, secondo me, che fecero col Conte 1, e oggi però lui l'ha cambiata. Quindi è in questo la contraddizione di Conte, non sul fatto che non si può andare a votare tutti i giorni, ma sul fatto che lui ha dimostrato di cambiare la maggioranza degli italiani dopo che, anche se sbagliato, un indirizzo si era preso con il suo primo governo. Due grillini su tre votano il PD, dice il Corriere della Sera. Poi vado sul Messaggero e vedo che è uno su tre. I flussi elettorali sono come i segreti di Fatima, sono interpretati da dei pastorelli che sui giornali ci scrivono il giorno dopo quello che avviene. Non solo non azzecchiamo il giorno prima quello che succede, ma anche il giorno dopo è molto difficile capire questi flussi elettorali. Sembra evidente, in maniera direi banale, che siccome il Movimento 5 Stelle è crollato, beh, e il PD è aumentato di voti, io sarei più propenso a pensare che quei voti che ha perso il Movimento 5 Stelle siano arrivati al PD che alla Lega, posto che la Lega qualcuno di questi già se l'era presi. Travaglio
Cos'è che dice? Sono 6 mesi che sbaglia tutto. Vabbè, il Travaglio se la prende con Salvini. Direi che di politica, c'è cioè poi l'intervista di Prodi che viene pompata oggi dal Corriere della Sera, l'abbiamo sentito anche noi ieri. Molti di voi mi chiedono perché senti Prodi. Ragazzi, io sento tutti, sento, come non mi senti? Rosa, Rosa, eccolo qua il microfono, se non mi senti qua ci sono dei problemi, eh. Parla di Calabria perché i sinistri dicono che lì non ha vinto il centrodestra, ma la malavita. E su questo è vero, c'è ragione Nicola, oggi me lo sta scrivendo qualcuno, perché la Calabria, che evidentemente non aveva lo stesso peso politico dell'Emilia-Romagna, perché è uno swinging state, cioè cambia spesso i suoi governanti, in Emilia non li cambia da 50 anni, ed è evidente che tutti pensavano che se fosse cambiato l'Emilia-Romagna sarebbe stato un clamoroso successo per il centrodestra. In Calabria però non è accettabile che se vince il centrodestra c'è sempre quell'area pansé per cui hanno vinto i mafiosi, gli andranghetisti. È una roba insopportabile. Ed è insopportabile per sempre il solito motivo: che se la destra fa vincere una regione, quella destra che la fa vincere fa schifo. Se invece una regione viene vinta dalla sinistra, il popolo di quella regione è un popolo illuminato, che ha capito il buon governo, che è intelligente. Se sono in Emilia. Se il buon governo è invece colto usando Polito in Veneto. Popolo degli evasori fiscali, federalisti, autonomisti, separatisti e tutto quello che c'è di peggio. I giornali sono fatti così, lo sapete. Mettetevi l'anima in pace, la zuppa di porro esiste per questo, esiste per raccontarvi quello che, sapete, l'unico, io vi posso dire, si dovrebbe fare un gemellaggio tra la zuppa di porro e come si chiama? La zanzara di Cruciani. Ma ve lo dico francamente, perché io che sono un ascoltatore della zanzara di Cruciani, che non riesco qua a recensire. Quelli là dicono, con Parenzo che dice le sue solite minchiate di sinistra, ma dicono esattamente e leggono la realtà come la voglio leggere io. Cioè, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, ma dicono le cose normali, semplici, facili. Io uso un po' meno di sesso, insomma, che qua la mattina ci svegliamo un po' col bromuro, ma il principio è: ma perché io devo ogni volta cercare di dare all'elettore che vince in Emilia una patente di ficaggine e un elettore che invece vince in Calabria una patente di andranghetaggine? Che palle! Io non so come la direbbero da altre parti, ma è quello che penso. Ultima cosa divertente oggi sui giornali è una roba che, mentre a Davos si fanno le pippe mentali sul verde, il Green New Deal, questi slogan favolosi che vogliono dire nulla, ho scritto un pezzo e vi prego di guardarvelo sul mio sito, sulla cazzaraggine, un tema grande, globale, straordinario c'è. E sapete qual è? È quello dell'utilizzo dei big data, altro che le minchiate di Davos. E oggi ce lo spiega molto bene Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera. Intervista questa professoressa di Harvard, sconosciuta e più, e anche a me, devo ammettere che si chiama Zuboff. E questa professoressa ci spiega come l'origine del capitalismo della sorveglianza. L'origine del capitalismo della sorveglianza, cioè lo sfruttamento dei nostri dati personali senza chiedercelo. Questo è un tema, non le minchiate che continuiamo a ascoltare da Greta, che non sono minchiate in sé, sono minchiate come sono poste, sono semplicemente delle proposizioni dei manifesti politici, sono solo quelle foto, questo è il grande tema della giornata, in cui tolgono una attivista ugandese e tutti che piangono la censura. In realtà il vero tema purtroppo è l'utilizzo dei big data, ma siccome le aziende che utilizzano i big data sono quelle che a Davos con i loro eletti privati ci arrivano e ci spiegano che c'è l'inquinamento, ci fanno vedere l'inquinamento e non i loro big data. Cosa paghiamo oggi noi? L'inquinamento, ovviamente, non i big data per cui ci stanno facendo un mazzo così a tutti. Nel frattempo il virus cinese arriva sul Wall Street Journal del Sole 24 ore per un solo motivo: crollano le materie prime, crollano le aziende del turismo, le borse crollano. E alla fine il virus cinese, 101 morti, che sono niente in Cina, scusate il cinismo, niente rispetto a quello che è già diventata la pandemia. Beh, insomma, qualcosa hanno già fatto come danno nei mercati finanziari, molto superiore, sì, diciamo, a quello che si potesse immaginare nelle settimane scorse. Scrive il Wall Street Journal.
Krugman, che su Wall Street Journal non ci mette piede perché scrive sul New York Times, oggi viene intervistato da una corrispondente de El País che viene ripresa di Repubblica. Ce la poteva evitare? Anzi no, è straordinario. Ognuno deve avere il suo Mauro, come ce l'abbiamo noi, ce l'ho anche il mondo accademico. È Krugman che spiega che ancora soffriamo delle riforme di Reagan che hanno distrutto l'America. Non la globalizzazione senza regole, nel senso non governata, di cui lui era un teorico, che lui stesso ammette oggi essere un errore sulla Repubblica. E poi l'altra grande, straordinaria, favolosa, nuova intenzione dei liberal americani, che ci spiegano che, insomma, Sanders e questi sono delle persone, diciamo, avvedute, che vogliono portare la socialdemocrazia in America, beati loro che non ce l'hanno. Beh, insomma, Krugman che ci spiega, vogliamo più tasse sui ricchi. Con questa, diciamo, grande intuizione del straordinario Krugman, premio Nobel, mi sembra del 2008, che quando le dice una, tutti quanti lì giù ad ascoltare, io vi ricordo semplicemente, quando ascoltate Krugman, ricordatevi sempre della legge sulla stupidità di Cipolla, per cui la percentuale di cretini è indifferente alla classe sociale a cui uno appartiene e al lavoro che uno fa. E tu inviti sempre Mauro, mi dice qualcosa, buongiorno Nicola, grande serata ieri sera, grande a tutti voi, record di ascolti ieri sera in termini assoluti, e adesso fatti dire dove mettono le sardine, forse le metteranno sott'olio, qualcuno di voi dice, io vi dico soltanto che questa sera alle 18.30 per chi sta a Roma, alla Rinascente di Piazza Fiume, lo vedete su Facebook tra i miei eventi, ci sarà la presentazione del mio libro, quindi se non avete proprio nulla da fare, venite lì a guardarvi un po' il libretto Le Tasse Invisibili se non avete già comprato. Da comprare dalle piccole librerie che spero abbiano un po' quell'intuizione che non hanno le grandi, questo è un appello che faccio ai librai, cari piccoli librai, se voi come qualcuno dei miei amici mi ha scritto su cosa, mettete il libro di Volo, il libro di Krugman, cioè non fate una scelta dei libri, non date un senso alla vostra piccola libreria, dice qualcuno dei miei che ha cercato invano in qualche provincia italiana il mio libro, scegliete i libri, potete scegliere tutti quelli comunisti, tutti quelli leninisti, tutti quelli liberali, insomma se tu dai un indirizzo, un senso, una tua libreria sostiene qualcuno, forse qualche copia in più rispetto alle grandi aggregazioni online riesce a farlo. Non è un mio mestiere quello di fare il libraio, scusatemi se vi sono permesso di riportarvi quello che mi ha raccontato un mio disperato lettore che non riesce nella sua piccola provincia italiana a trovare Le Tasse Invisibili. Come si fa a non trovare il sole? Il cielo! Io vi saluto e vi do appuntamento, come sempre, alla zuppa di domani e a stasera Rinascente per chi vuole. Ciao!